Ciao a tutti, sono sempre io, Tommaso Valli, mi sembra comunque solo povero. Se non mi conoscete, come sempre, ve lo dico subito, oggi è un po' così. Vabbè, dopo vi spiego, iscrivetevi al canale, è facile, veloce, gratis, ci aiutiamo tra poracci. Se vi piace questo tipo di format, lo trovate molto spesso, perché è quello che utilizzo più spesso nel canale. Oggi, invece, per chi mi conosce, mi sono detto glam rock. Glam rock, poi, boh, sembra, non lo so, un incubo, però ci addentriamo ormai a ottobre. Sì, è così che doveva stare la telecamera. Dicevo, ci addentriamo ormai in ottobre, quindi è Halloween e quindi mi vedrete sempre più così. Detto questo, siamo qui perché siamo così rock and roll oggi. Perché oggi parliamo della nuova canzone del disco in uscita, tra l'altro, tra un mese uscirà. Il nuovo disco dei Rolling Stone, Hackney Diamonds, e però siamo qui per la canzone col fantomatico featuring con la madre. Come saprete, la mia mamma è Lady Gaga. Lady Gaga, i Rolling Stone con Lady Gaga, che li abbiamo già ascoltati molti anni or sono, che fecero uno splendido duetto live. Lei, come sempre, pazzesca, si sa adattare a qualsiasi genere, artista più camaleontica di lei oggi, secondo me, non esiste. E niente, siamo qui per Sweet Sounds of Heaven, una canzone di 7 minuti e 23 secondi, quindi un bel po'. Quindi direi di buttarci a capofitto. Come sempre fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e se avete altro di cui parlare, scrivete pure, tanto ne parliamo tranquillamente. Io cosa mi aspetto? La canzone è stata descritta come gospel addirittura e so che c'è anche Stevie Wonder, tra l'altro, nella produzione, che abbiamo già sentito Gaga anche fare Stevie Wonder, cioè ha fatto una cover. Anni or sono stupenda, trovate tutto questo sul tubo, non ci ho più fiato, è il momento di ascoltare questa canzone dei 7 minuti e 23. Io felicissimo, chiaramente felicissimo, perché la madre si è manifestata musicalmente, finalmente, grazie a Dio, niente più trucchi e altre stronzate. A parte che in realtà no, lei già musicalmente sta dando perché è in tour ora, cioè sta facendo concerti jazz. Peccato che non arrivino in Europa e io un concerto jazz della Gagona me lo guarderei anche volentieri perché lei è pazzesca, secondo me, nei concerti jazz. Cioè proprio la senti, l'avverti in maniera diversa, ma è sempre lei. Ma non c'è diritto, non c'è diritto se non mi sposto in America, ma non ci stanno questi, no? E dicevo, cosa mi aspetto? Mi aspetto quello che sentii anni fa nel cantare insieme tra Mick Jagger e Lady Gaga. Io mi aspetto molto una cosa del genere. Sono molto interessato per il lato gospel di cui hanno parlato della canzone, spero che effettivamente ci sia, non sia una cosa detta, tanto perché ci hanno messo una pianola, che cazzo ne so. Inizia lei. Però era già un po' blues, devo dire. Ah, e tra l'altro vi dico già che io non sono un poser per quanto riguarda i Rolling Stone, perché io sono sempre stato grandissimo team Rolling Stones. E non tanto, lo ammetto, team Beatles, per quanto apprezzi anche i Beatles, io sono sempre stato più. Sapete che c'è questa divisione di solito, è un po' di una generazione vecchia, ma io a modo mio l'ho vissuta anche tramite familiari. Io sono sempre stato team Rolling Stones, c'ho pure un tatuaggio a tema, che ora non vi sto qua a far vedere perché no, perché li ho sempre amati. L'ho sempre amata Sai. lei. Ho amato l'energia dei Rolling Stones, i testi tantissimo, tantissimi testi di tantissime canzoni dei Rolling Stones, tra cui non molto famosa, però tra le mie preferite, Time Waits for No One, cioè proprio un livello atomico. E sono molto contento anche di questo loro ritorno, quindi non sono qui solo per la gagona, giusto per dire. Oh, ma che voce c'ha ancora? Cioè. Falling, adoro. Perché la sua voce è veramente rock. Cioè, la sua voce non è una voce da cantante rock americano
scusate, americano medio che si adatta più al country solitamente che al rock. No, lui è proprio rock, cacchio. E io adoro, cioè volo nell'iperuranio, è veramente adatto. E secondo me la Gaga, che ha una voce che si sa adattare, come dicevo prima, a tantissimi altri generi, sono molto curioso di sentirla qui. E non mi venite a dire che l'abbiamo già sentita rock. Sì, i veri fan l'hanno sentita rock per live, cose, cazzo, ammazzi. Ma non mi venite qua a dire Joanne, mi ricorda Joanne. Joanne non è un album rock. È un album, sì, folk rock, se proprio vogliamo, degli anni 60-70, quella è l'ispirazione, però si basa tutto sul country, che è proprio un'altra roba, che a me non piace molto, devo dire. Io adorerei invece un album veramente rock, gospel rock, heavy, fatto dalla Gaga, cioè impazzirei, la trovo veramente adatta. Beh, comunque sento sottofondo il... come si chiama? Oddio, non mi viene in mente la parola. Vabbè, lo scriverò qui, che fa molto gospel. Lei in sottofondo stupenda. Sì. Adesso, bellissima lei in sottofondo, mi piace questa scelta. Lei è tutta in sottofondo finora, anche qua che ci sono dei vocals sotto, adoro. Mi piace perché è giusto dare spazio più ai Rolling Stone e a lui sicuramente che alla Gagona. Però spero di sentirla di più dopo. Ma è lei? Ma è veramente lei? Wow! Secondo me si è divertita tantissimo a registrare questa canzone. O comunque sono a 4 minuti e mi sembrano passati 2. Questa canzone è stupenda. Bellissima questo lyrics. Let the old still believe that they're young, yeah. Lasciate i vecchi continuare a credere che sono giovani. Mood, totalmente io. Ti amo, mamma che voce, l'amo. È un mess questa canzone, ma stupenda. Oh, ma ci sono dei vocals che vi giuro, questi non averli mai sentiti da lei. Dai, ma quanto si devono essere divertiti, veramente, non riesco a pensare ad altro. Comunque secondo me l'ha registrata vicino anche le registrazioni di Joker, perché secondo me sentiremo molto di questi vocals più che sound in Joker da lei, perché secondo me giocheranno molto sul jazz e il gospel in quel film, che se non sapete lei sta facendo Harley Quinn, che uscirà il film il prossimo anno di Joker 2, è quello con Joaquin Phoenix, e sarà un musical, quindi secondo me giocheranno molto su questi generi. Raga, ma che le vogliamo dire? Io la trovo pazzesca, cioè 7 minuti e passa di pura goduria. Spero che anche a voi sia piaciuta, se non è il vostro genere va benissimo, era un po' una cosa nuova rispetto al solito, me ne rendo conto, però non avevo molto altro che mi interessasse da portarvi. Questa mi interessava tantissimo perché c'è la madre suprema, superiore a tutti quanti, andate tutti a casa. Detto questo, fatemi assolutamente sapere la vostra qui sotto e noi ci vediamo per un prossimo video. Ciao!